Allora, disco di Nipkow. Si chiama disco di Nipkow perché è stato progettato e realizzato da un signore che si chiamava appunto Nipkow a fine 800, ed è stato utilizzato nel 1900, adesso non mi ricordo se 26 o 20, 1928, mi sembra più 1926, per realizzare la prima trasmissione televisiva ad opera di John Lugi Baird in Inghilterra. La televisione è inglese, pur utilizzando appunto per i primi esperimenti una tecnologia che in realtà è stata in parte una tecnologia che era stata appunto concepita da questo Nipkow, che se non ricordo male era polacco, però adesso non metteremo magari giù in descrizione qualche dettaglio più preciso. Adesso non mi ricordo con precisione Nipkow di che nazionalità fosse. Il disco di Nipkow è praticamente un disco dove ci sono dei buchi a spirale, ce n'è anche uno di cartone, e dei buchi a spirale, e girando questi buchi praticamente fanno, detto in maniera molto 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 veloce, la scansione dell'immagine, permettendo appunto di prendere un'immagine e scansionarla a righe con questo puntino che gira, dovuto appunto a tutti i buchi che ci sono su questo disco, e poi di una fotocellula trasformava l'immagine in un segnale elettrico. Dall'altra parte c'era una lampadina, all'epoca il neon, con un altro disco davanti, e la luce praticamente veniva modulata dall'altro disco insieme al disco di ricezione, ricreavano l'immagine. Procedimento molto semplice a dirsi, ma manco per niente a realizzarsi, ed è sconvolgente come appunto nel 1926, fissiamo 1926 come data, ci si sia riusciti a fare appunto una trasmissione televisiva, la televisione non c'era, con questo sistema. È incredibile. Con le tecnologie di allora, perché noi oggi quando diciamo una lampadina a neon, una fotocellula, immaginiamo delle cose microscopiche. All'epoca una fotocellula era una cosa alta così, era un tubo a vuoto, stessa cosa valeva per la lampadina al neon, che erano alte veramente così. Poi io ho avuto la fortuna anche di vederla dal vivo, una lampadina a neon utilizzata per la televisione Baird al museo della televisione della radio e della televisione della Rai di Torino, e poi dietro c'era praticamente quello che veniva ricavato dalle radio. Parliamo degli anni 20, in cui la radio era agli albori. Non pensate alla radio come la immaginiamo, anche quella della nonna, che nella migliore delle ipotesi noi vediamo delle radio che sono negli anni tra i 30 e i 40. Oramai siamo anche di fronte alle radio della bisnonna, non della nonna, perché oramai la nonna per la gente comune di oggi è nata col televisore già, o circa. La radio proprio dell'infanzia dei nostri bisnonni erano appunto belle grandi, ma non erano quelle degli anni 20, erano ancora più grosse, e la tecnologia, quella dei tubi a vuoto, delle valvole termoioniche, era ancora abbastanza embrionale, non era ancora una tecnologia ben definita e avanzata, era ancora nella fase diciamo nascente, anche se i tubi sono nati a fine 800, nel 1895 per precisione, grazie a Lee De Forest, però negli anni 20 era ancora una tecnologia che si stava sviluppando. Non solo, anche le radio, non è che negli anni 20 tutti avessero la radio, non ce l'aveva praticamente nessuno, solo pochissime persone avevano la radio. Era sicuramente una cosa molto più presente in Inghilterra, dove è nata la televisione, perché sappiamo tutti che Marconi, per sviluppare la radio, poi è dovuto andare in Inghilterra per farsi dar retta, e quindi quella tecnologia bene o male si è sviluppata là, tanto che la televisione elettronica, non quella meccanica di Baird, quella elettronica di quella che poi praticamente ci siamo portati ai giorni nostri col tubo catodico eccetera eccetera, le prime trasmissioni reali sono state fatte appunto in Inghilterra, e lì intervenne la EMI con Marconi, proprio con la Marconi, l'azienda di Guglielmo Marconi. Però la televisione è idea, cioè è venuta la Marconi, ma non era più Marconi, oramai Marconi era sulla fine non dico dei suoi giorni, ma poco ci mancava.
l'invenzione della televisione è più per un americano, Zworkin, ma comunque questo è un altro discorso. Adesso questo qui, cominciamo col disco di Nipkow. Questo video è solo sul disco di Nipkow, ho fatto questo preambolo, ho detto facile a dirsi, molto difficile a farsi, perché comunque la costruzione del disco è abbastanza, bisogna essere precisa. L'altra cosa che è importante è che oggi stranamente c'è un gruppo nel mondo che si chiama Narrow Band Television Club, cioè quindi televisione a banda stretta, il club della televisione a banda stretta, che si diverte con trasmissioni sulle onde corte a fare delle trasmissioni col sistema wired. Si sono un po' uniformati tra di loro e, partendo chiaramente da un mondo inglese, il mondo chiacchiera chiaramente non con il sistema metrico decimale, ma ovviamente con le misure imperiali, quindi con il pollice. Hanno definito tra di loro, bene o male, che la larghezza, il diametro del disco di Nipkow utilizzato dalla Narrow Band Television Club sia di 12 pollici. Ora, chi come me, da bambino, da ragazzo soprattutto, non da bambino, da ragazzo, si è divertito con l'alta fedeltà, si ricorda benissimo che i 12 pollici sono praticamente 30 centimetri. Perché erano gli altoparlanti, i woofer, erano sempre o da 10 pollici o da 12 pollici e via discorrendo. Gli standard erano sempre quelli e ci ricordiamo sempre molto ben precisi, 10 pollici sono 25 centimetri, 12 pollici 30 centimetri circa, perché non c'è una precisa traduzione tra l'imperiale e il metrico decimale, ci sono chiaramente delle virgole, la virgola con dei decimali, e diciamo 25 centimetri per il 10 pollici, noi interessa il 12 pollici, sono 30 centimetri. Quindi adesso cominceremo a costruire, partendo da un foglio di compensato molto sottile e molto rigido, che in realtà non è un compensato, suppongo sia un compensato, però è un compensato plastificato con formica. Andremo a costruire proprio un disco di 30 centimetri, quindi 30 centimetri, parliamo di un raggio di 15 centimetri, compassone che sembra tirato giù da un simbolo massonico. Questo è uno di quei grandi attrezzi che mi ha lasciato papà. In realtà ne avevamo due, uno si è rotto, poi lui ci aveva fatto un altro ordigno suo. Poi la dimensione può essere anche leggermente superiore, ma la fase successiva, quando noi andremo poi a tracciare i due cerchi in cui poi dovremo definire la spirale di fori, lì dovremo stare precisi. Sul disco in genere, sull'esterno, possiamo anche... Qui sono andato per lo spreco, abbiamo tracciato, voi non vedete niente perché questo traccia, non disegna. Adesso con una matita piano piano vado a ricostruire il tracciato. Nel frattempo mi sono ricordato che ho un piccolo disco di Nipkow, è un file che si trova in rete sempre in merito all'NBTV Club, reuno la stampa, se lo metto su fogli di cartone e vedete che praticamente ci sono tutti i punti per fare la spirale con i forellini. Una cosa importante, questo disco quando sarà finito farà una proveremo a fare una trasmissione a 30 linee in verticale, perché la televisione concepita da Baird era in verticale. Mettiamo qui sull'angoletto magari un esempio di trasmissione di Baird. Questa che metto è la ricostruzione della prima trasmissione televisiva fatta dalla BBC
The Man with the Flower in His Mouth, è una commedia di Pirandello addirittura. Questa in realtà poi è stata ricostruita anni dopo, perché l'originale è andata perduta, perché poi Byrd concepì anche un sistema di registrazione dei video che faceva, e eccola qua. Questa è la prima trasmissione televisiva per il pubblico, quel micro pubblico che c'era all'epoca. Ok, scusate se mi sto dilungando un po', ma la cosa è interessante. Quindi diciamo, qui ci fermiamo con con l'introduzione. Seguirà poi un altro video dove andremo proprio a fare tutti i buchi eccetera eccetera e costruiremo il disco. Quindi fine Narrow Band Television, sistema Byrd, un disco di Nipkow, prima puntata. Ci togliamo il guanto perché dovrò con il dito spegnere il telefono. Arrivederci.